Teramo Jazz ha come idea principale la ricerca o comunque l'attenzione alla programmazione che non faccia parte del circuito, fra virgolette, mainstream del jazz italiano. Non che quello non valga la pena di essere ascoltato, ma diciamo soltanto ci siamo posizionati su un altro tipo di discorso. Siamo molto orgogliosi di presentare questo programma. Sabato cominciamo con Francesco Berzatti, Timissima Quartet, che presenta il suo progetto su Zorro. Domenica 22 abbiamo Fabio Zeppetella, Gabriele Mirabassi e Ares Tavolazzi Trio. Sabato 28 abbiamo Matt Trio, formati da Francesco Diodati, Marcello Allulli ed Ermanno Baron. E il 29 una formazione romana molto particolare, i Roots Magic. Sarà necessario avere il Green Pass per entrare ai concerti. I biglietti costano 8 euro all'ingresso singolo. C'è la possibilità di comprare abbonamenti per due concerti a 14 euro e per quattro concerti a 24 euro. Teramo Jazz è arrivata alla sua quinta edizione, è ACS come circuito di distribuzione dello spettacolo dal vivo. È molto soddisfatta di entrare all'interno dell'organizzazione di Teramo Jazz, perché è un prodotto di ricerca, un prodotto culturale importante che fa della ricerca sugli artisti, sulla musica, in particolare del jazz, il suo punto forte. Il bilancio è sicuramente positivo sia per quanto riguarda i numeri tracciati delle aree eventi, che sfiorano le 20.000 presenze ormai, ma anche per tutto il riflesso che di turisti, di curiosi che hanno comunque invaso la città di Teramo e che hanno veramente reso viva questa estate teramana. Quindi di per sé possiamo dire che è una ricetta studiata, pensata per il turismo di prossimità in questo momento storico preciso, sta funzionando molto bene, con i siti museali aperti, la possibilità di visitarli anche dopo negli orari serali, quindi anche fino alle 21. La possibilità di ospitare in questa città, di avere delle attività di somministrazione che sono in questo momento hanno invaso chiaramente gli spazi pubblici, che quindi sono molto più accoglienti, vanno a concludere un'offerta comunque sulla città di Teramo che secondo noi ha cambiato un po', no? la visione estiva di questa città, e finalmente possiamo dire che Teramo può avere una vocazione estiva.